Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Questa settimana, quella sorta di piccolo speciale che ormai vi proponiamo molto spesso, lo vogliamo mettere proprio adesso, ve lo vogliamo proporre in apertura, perché 40 anni fa faceva il suo ingresso solenne in diocesi Carlo Maria Martini, nuovo arcivescovo di Milano. E allora noi abbiamo ascoltato il suo attuale successore, Monsignor Mario Delpini, proprio su questa figura così amata. Il 10 febbraio di 40 anni fa, Carlo Maria Martini, nuovo arcivescovo di Milano, faceva il suo ingresso in diocesi di Milano con il Vangelo in mano, camminando per le vie del centro della città. Come successore sulla cattedra di Ambrogio Carlo, quale ritiene che sia il lascito più significativo del suo lungo episcopato? I libri pubblicati da Cardinal Martini riempiono diversi scaffali di ogni biblioteca, anche della biblioteca dell'arcivescovo, e quindi la fatica di trovare un'espressione sintetica è naturalmente una roba impegnativa, ecco. Però io penso che il lascito si possa riassumere in quella frase del Salmo che Cardinal Martini ha chiesto che fosse scritta sulla sua tomba, ecco, sulla lastra di marmo che in Duomo copre la sua sepoltura, cioè la parola come lampada per i miei passi. Ecco, questo fatto che la parola fosse per il grande biblista non solo un argomento di studio, ma che soprattutto da vescovo si rivelasse lampada per il cammino personale, per il cammino della Chiesa, e quindi anche la pluralità degli interessi, degli interventi, degli ambienti che lui ha visitato, delle iniziative, perché appunto il suo episcopato è stato lungo, quindi naturalmente ha visitato tanti ambienti, tante situazioni, però mi pare che in tutto questo ha mostrato come la parola di Dio potesse essere luce, potesse essere interpretazione acuta, potesse essere messaggio di speranza. Quindi questo mi pare una buona sintesi, ecco, dell'intenzione del cardinale e anche di come è stato recepito da noi. Lei era allora un giovane prete, 5 anni di messa non ancora compiuti. Ha un ricordo personale? Si trovava a Milano in quel 10 febbraio di 40 anni fa? Sì, certo, tutti noi, poi noi eravamo preti del seminario, quindi non avevamo impegni pastorali così esigenti da trattenerci fuori in Milano, quindi siamo venuti tutti, ma io ricordo più che la giornata dell'ingresso e la folla e insomma l'insieme dell'evento, ricordo di più come poi si è presentato nei diversi momenti in cui ha visitato i preti del seminario, in cui ha incontrato le varie comunità. Ecco, mi è sembrato il mio ricordo personale, insisterebbe soprattutto su quel senso di discrezione con cui si è presentato e quell'attenzione alle persone che ha rivelato da subito. Ecco, quindi questi due tratti, una gentilezza discreta e un'attenzione alla persona, sono il mio ricordo più vivo dei primi incontri con lui, ecco, a prescindere dall'evento dell'ingresso. E per chi ci ascolta in diretta oggi di giovedì, ma anche nelle repliche venerdì, insomma fino a sabato, ricordo l'importante convegno che si svolgerà proprio sabato 15 febbraio, in quello che sarebbe stato il compleanno del Cardinale Martini, dalle 9:30 presso l'Ambrosianeum. Sarà un incontro, un'assise a più voci, molto importanti, aperta proprio dall'arcivescovo, poi il presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, il gesuita padre Carlo Casalone, Marco Garzonio, presidente di Ambrosianeum, Monsignor Franco Giulio Brambilla,
che è vescovo di Novara, la scrittrice e intellettuale Roberta De Monticelli, filosofa anche, e poi Enrico Letta, conclude Monsignor Luca Bressan. Vi segnalo anche che alle 18:30 presso la chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele, piazza omonima, piazza San Fedele, vi sarà una messa commemorativa presieduta dal vicario generale Monsignor Franco Agnesi. 18:30 San Fedele per il cardinale Martini. E ancora per noi una notizia importante, una segnalazione che riteniamo tale. Infatti, martedì 18 febbraio alle 20:45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio, l'Arcivescovo incontra i membri dei CAEP, cioè i Consigli Affari Economici Parrocchiali. Si tratta di un'assemblea per la zona pastorale prima, Milano, saranno quattro le assemblee interzonali, trovate tutto sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it e credo di non svelare niente di molto particolare a dire che lo stesso 18 febbraio verrà pubblicata una lettera a firma dell'Arcivescovo e dedicata proprio ai collaboratori, a chi siede nei consigli affari economici, che sono molto importanti, come ha più volte segnalato l'Arcivescovo stesso. Adesso rimaniamo idealmente in compagnia proprio di Monsignor Delpini, che si è recato al Memoriale della Shoah su invito della senatrice Liliana Segre, che lo ha accompagnato. Sovrastato dal troppo ingiusto soffrire, angosciato per quanto l'umanità possa essere crudele, tormentato dalla domanda di come sia stato possibile, ferito dalla memoria dell'indifferenza, preferisco il silenzio, invoco pietà, intravedo che sia ancora possibile sperare. Sono queste le parole che scrive di getto sul libro d'onore l'arcivescovo di Milano visitando il Memoriale della Shoah, accompagnato dalla senatrice Liliana Segre, da Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e da Roberto Jarak, direttore del Memoriale stesso. Delpini, che ha varcato più volte i cancelli della struttura, ma mai nella sua veste di arcivescovo, inizia il percorso proprio dalla grande scritta che domina l'ingresso, con quelle lettere cubitali, indifferenza, impresse su un muro lacerato al suo centro. Momenti intensi di ricordo e di commozione, di silenzio e di racconto si alternano, camminando negli spazi di Binario 21, sottostanti alla stazione centrale, da cui partì per Auschwitz anche l'allora tredicenne Liliana. E i numeri allora dicono tutto, con quel grande muro di fronte al quale si sosta commossi, notando con sgomento i 774 nomi e cognomi che vi sono iscritti. In rosso chi è tornato, 27, in bianco chi non è tornato, tutti gli altri. Del convoglio sul quale fu deportata la senatrice il 30 gennaio 1944, su 105 prigionieri, i sopravvissuti furono 19. Forse pensa questo l'arcivescovo, entrando in silenzio, in uno dei vagoni. Per anni siamo venuti qui con il cardinale Martini e il rabbino capo di Milano Giuseppe Laras, quando era difficile anche camminare sui pavimenti sconnessi e tra i muri scrostati, frutto di decenni di abbandono, portando una piccola candela per un momento di raccoglimento, ricorda Segre, dalla quale giunge in attesa anche una confidenza, perché il giorno della visita è stato scelto proprio nella ricorrenza esatta dell'arrivo della senatrice Segre ad Auschwitz. Il giorno del mio arrivo là segna una data per me assolutamente indimenticabile, perché è stata l'ultima volta che ho visto mio padre. Lì ci hanno separato e non ci siamo mai più incontrati. Quindi questa è una giornata di solito in cui i miei figli si ricordano una piccola cosa, ci scambiamo un dolce, ci scambiamo un bacio speciale. E mi è sembrato, dovendo stabilire con l'arcivescovo una data per l'incontro, lui non l'ha saputo adesso che io ho detto era la data del mio arrivo, però io ho pensato che questo luogo, che è stato il luogo della persecuzione e dell'indifferenza, avrebbe ricevuto un regalo con la visita di un uomo di fede. Questo lo dico io che non sono una donna di fede. Quindi un significato anche importante avere qui l'arcivescovo di Milano, che è la prima autorità religiosa cattolica della città. Perché vede, molti di quelli che sono partiti da qui
erano molto religiosi, ebrei molto religiosi che pregavano anche nel vagone. E noi che non eravamo e non siamo religiosi, abbiamo provato un senso di, diciamo una brutta parola, di grande invidia per il conforto che queste persone avevano in quel momento, lo davano Dio, e noi no. E forse essendo sempre alla ricerca di qualche cosa che non ho avuto e che non ho, mi è sembrato bello, mi è sembrata una cosa giusta per onorare quelli che lo davano Dio anche in quella situazione, di invitare un uomo di fede come l'arcivescovo Del Pini. Parole commoventi da parte di Liliana Segre, oltretutto quasi una confidenza, e quindi sono particolarmente grata alla senatrice a vita anche per tutto quello che fa per tenere viva la memoria. Adesso cambiamo argomento e parliamo di comunicazione. Comunicazione quando ad esempio vi è una crisi in Curia, a Milano, presso il salone dell'arcivescovado, Piazza Fontana 2, si è tenuto un corso di formazione a porte chiuse, ma noi siamo riusciti ad intercettare chi ha condotto questo corso, Iago della Sierva, che è un docente famoso in tutto il mondo su queste questioni e fondamenti della comunicazione. Una buona comunicazione passa da un dialogare anche internamente alla Chiesa, soprattutto nei momenti magari di difficoltà. La comunicazione nella Chiesa e la comunicazione come nelle altre istituzioni, quindi la prima parte della comunicazione è sempre ascoltare, e quello che funziona nelle aziende e nelle altre istituzioni deve funzionare anche nella Chiesa, che in primo luogo l'ascolto, un ascolto direi scientifico, sapere esattamente quali sono le preoccupazioni della gente per poter poi dare risposta a queste domande. Non esistono solo gli abusi, non esistono solo le difficoltà finanziarie in una diocesi, anche la comunicazione ordinaria è comunicazione di dialogo continuo. Bisogna avere la fiducia del vescovo quando per esempio si gestisce i media di una diocesi. La comunicazione non è altro che come si gestiscono i rapporti interpersonali, quindi senza fiducia non c'è comunicazione. Quindi dobbiamo mostrare la fiducia del vescovo verso i fedeli e la fiducia dei fedeli verso il vescovo. Quando non c'è la fiducia non c'è comunicazione, ci può essere pubblicità, ci possono essere iniziative di potere, ma non vera comunicazione. Quindi quello che dobbiamo sottolineare è fiducia da parte del vescovo con la gente, cioè saper avere la fiducia di raccontare come stanno le cose davvero, quali sono i problemi reali, perché solo in questa maniera la gente darà il tutto per risolverle, perché si renderà conto che si fidano di loro. E vorrei che la comunicazione che cerco di proporvi fosse proprio in questo senso, con questo profilo, almeno questo è il mio tentativo e la mia convinzione profonda, una comunicazione vera che rifugga da toni esagerati, che proponga la figura del vescovo, il suo magistero, ma la vita dell'intera nostra Chiesa con un taglio attento proprio alle persone, attento a chi si rivolge questa stessa comunicazione. Adesso parliamo di Azione Cattolica, perché domenica 23 febbraio, circa dalle ore 9, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Largo Gemelli 1 a Milano, si svolgerà la 17ª Assemblea dell'Azione Cattolica Ambrosiana. Si tratta appunto di un'assemblea della diocesi di Milano, una delle 208 assemblee che sono in svolgimento tra gennaio e inizio marzo in tutta Italia, dove ci sono 226 diocesi, pensate. In Lombardia, in particolare, l'assemblea regionale si svolgerà il 28 marzo, quella nazionale è in programma dal 30 aprile al 3 maggio. In mattinata è previsto l'intervento di Matteo Truffelli, che è il presidente nazionale di Azione
Congregazione Cattolica Italiana, poi la relazione della Presidente diocesana Silvia Landra. Alle ore 15 l'intervento dell'Arcivescovo di Milano e a seguire, come abbiamo segnalato, alle 16.30 la messa nella Basilica di Sant'Ambrogio. Si tratta di un'assemblea elettiva perché appunto verranno rinnovati i membri del Consiglio diocesano per il triennio 2020-2023 e anche la Presidente è uscente, Silvia Landra, proprio perché ha concluso i due mandati triennali della sua Presidenza. Quindi ne parleremo comunque e seguiremo questa assemblea. Adesso è tutto per questa prima parte, torniamo tra pochissimo e quindi restate con noi. Trovati in questi giorni la giornata mondiale del malato, l'11 febbraio, la festa di Santa Maria di Lourdes, appunto in cui ricorre questa giornata mondiale. E allora noi vogliamo dedicare la seconda parte del nostro programma proprio ai sofferenti. Iniziamo dal convegno che la diocesi ha promosso proprio dedicato a questo tema. Come si fa a capire che Dio è vicino a chi soffre, a chi ha bisogno di un po' di conforto, a chi chiede l'Eucaristia, eccetera, si guarda a voi. L'Arcivescovo si rivolge così agli oltre 500 partecipanti riuniti presso la Casa Cardinale Ildefonso Schuster per il convegno dal titolo appunto Il volto del Dio vicino, promosso dall'Arcidiocesi con il suo servizio per la pastorale della salute in occasione della 28ª giornata mondiale del malato. Il Vescovo Mario, cui sono accanto il Vicario Episcopale di Settore, Monsignor Luca Bressan, e Don Paolo Fontana, responsabile del servizio per la salute, nella sua lectio magistralis prende avvio dal titolo del messaggio del Papa per la giornata. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. È nota, questi due aggettivi vengono applicati perché nella malattia non vi è solo una condizione patologica, magari cronica, ma anche fatica. Oppressi definisce invece una condizione psicologica, con l'angoscia del presente e delle prospettive. Ovvio che tutto ciò richieda, specie per chi opera in campo medico e assistenziale, il mettersi nei panni del malato con condivisione e compassione. Eppure, anche di fronte alle tentazioni nella malattia del ripiegamento su di sé, proprio questo momento può essere un'occasione, un tempo propizio. Tempo da declinare secondo tre aspetti. Dio vicino parla, chiama. Quindi sollecita la libertà a rispondere, ne nasce una relazione. Questo tema che è sempre così importante nei percorsi di cura, nei percorsi pastorali, però ecco, la relazione che salva non è con me, non è con il ministro straordinario della comunione o col volontario dell'Oftal, dell'Unitalsi o con il cappellano, la suora. La relazione che salva è con Gesù. Diventando insomma mediatori della salvezza offerta da Gesù, da cui può venire anche una conversione. Così si può anche diventare santi. La malattia diventa una situazione propizia alla santità. E la santità del malato può essere proprio quella docilità in cui si rivela in modo più evidente l'opera di Dio. E talvolta voi lo testimoniate, no? Quando incontrate delle persone che pur essendo malate, però si vede che vivono una serenità che viene dall'alto, che viene dalla loro fede. Terzo. L'ultimo aspetto che voglio ricordare, che trasforma la situazione in una occasione, è che, cioè, è che la carità rivela la gloria di Dio. Non c'è situazione in cui non sia presente quell'amore che rende capaci di amare. Questa è la gloria di Dio.
Sulla chiesa ospedale da campo, vicino a tutti i sofferenti, si sofferma la relazione di Monsignor Luca Bressan. Si parte da un'immagine di San Carlo che porta la comunione agli appestati e dalle parole del Papa nella famosa intervista in cui parlò della chiesa ospedale da campo dopo una battaglia. L'icona biblica di riferimento è la narrazione notissima della passione di San Paolo in Atti 27-28. Così come Paolo, con la capacità di parlare di Gesù, la possibilità di aiutare tutti a rimanere persone umane, deve fare anche il medico, il malato, il prete e poi la medicina salutis, come la definivano i padri. La guarigione è quella effettivamente di scoprire che siamo veramente creature, che Dio è lì, che ci ama, nonostante quello che stiamo vivendo, paradossalmente attraversando un momento in cui ci verrebbe più facile bestemmiare che invocare, che pregare. E quindi pensare come possiamo essere dispensatori di quella medicina salutis, che vuol dire aiutare tutti ad avere una casa in cui continuare a vivere e camminare verso il regno, prepararsi all'incontro con Gesù. Questo d'altra parte è l'obiettivo del master di alta formazione promosso dalla diocesi e dalla regione, che è in corso e intende dare basi scientifiche al profondo ripensamento in atto nella nostra chiesa relativo alla comunità di cura, che deve coinvolgere a pieno titolo, oltre i medici, il personale sanitario, i cappellani, religiose e religiosi, i familiari. Aiutare i nostri luoghi della cura, che sono molto tecnici, a capire che la religione è un ingrediente essenziale che va in aiuto, che permette di dire la profondità. Che cosa vuol dire effettivamente, per tornare invece alla nostra esperienza di fede cristiana cattolica, essere coloro che aiutano le persone a dire: ti aiuto a sentirti a casa, a cercare le dimensioni, non perché da fuori ti do tecnicamente gli strumenti che servono, perché così non funzionerà mai. Il problema è anche lo sfilacciamento del legame di fiducia con i medici. Il legame col politico, con colui che gestisce la polis, i legami col pedagogo, colui che fa crescere, e il legame con colui che mi cura, il medico. Se non ci sono questi tre legami, dice Aristotele, non sta in piedi la società. Pensate, la tecnicizzazione della medicina ha fatto sì che noi non abbiamo più fiducia del medico. È proprio vero quello che ha detto Monsignor Bressan in questo senso. Adesso la celebrazione è proprio nella Basilica di Santa Maria di Lourdes, un appuntamento tradizionale per i milanesi, quest'anno presieduta dal vicario episcopale vescovo Monsignor Erminio Descalzi. La malattia fisica e dell'anima, che sono cose ben diverse, il dolore innocente che affonda per noi in un orizzonte invalicabile, la fede che non risolve tutti i problemi, ma che dà un modo diverso di guardare, e una speranza, la devozione che si tocca con mano. Sono tante le riflessioni, le suggestioni, le ragioni che legano con un filo invisibile le migliaia di persone che ogni anno, l'11 febbraio, si recano presso la Basilica di Santa Maria di Lourdes, con la sua grotta in tutto uguale a quella di Massabielle dell'apparizione mariana. È la festa liturgica appunto della Madonna di Lourdes, in cui non a caso ricorre la giornata mondiale del malato, quest'anno la 28ª. A presiedere la celebrazione centrale della giornata è il vicario episcopale Monsignor Erminio Descalzi, che porta con sé, come spiega, l'affettuosa partecipazione dell'arcivescovo Delpini in pellegrinaggio con i preti giovani a Londra. Il pensiero del vescovo Descalzi va anche a un altro arcivescovo amato, Carlo Maria Martini, che esattamente 40 anni fa, l'11 febbraio 1980, volle compiere la sua prima uscita in diocesi proprio a Santa Maria di Lourdes. Descalzi, che era accanto a lui, essendone il segretario, lo richiama con commozione. Poi, naturalmente, il pensiero vale molte centinaia di fedeli che gremiscono la chiesa fino al sagrato per la messa, concelebrata da decine di sacerdoti. A tutti si rivolge l'intensa omelia di Monsignor Descalzi, che sottolinea il fascino singolare di Lourdes e richiama il messaggio del Papa per la giornata, invitando a guardare ai sofferenti nel fisico e nell'anima. La scienza medica oggi dispone di strumenti sempre più sofisticati, capaci di giungere a risultati inimmaginabili solo pochi anni fa, ma curare non basta. Bisogna anche prendersi cura del malato. Di fronte a chi soffre non dobbiamo subito avere qualcosa da dire,
A volte vale di più un silenzio di vicinanza. Il cristiano deve dire anche la parola della fede, ma lo faccia con umiltà, pregando il Signore di suggerirci al momento giusto le parole giuste, perché di fronte alla sofferenza non sappiamo se questa fede che pensiamo di avere ci sarà quando toccherà a noi a soffrire. Malattia che è sempre una povertà, del distacco dalle cose normali della vita, di sicurezza rispetto alla propria esistenza, di dipendenza dagli altri. Potremmo dire la fede non ha una risposta al dolore, risposta razionale, ma una speranza sì. Mai come nella malattia si comprende quanto sia fondamentale il farsi prossimo, il porgere una mano, il ringraziamento e quindi anche per i moltissimi volontari. Nella nostra società si rimane sorpresi ogni volta che si vede qualcuno compiere un gesto al di fuori dell'ottica del tornaconto. La società è strutturata su rigide categorie di costi e di ricavi, di utili e di perdite, e i volontari sono invece persone che non presentano mai il conto. Il Signore ci doni di percepire le mani di una Chiesa e della nostra Chiesa ambrosiana che amorevolmente accarezza i suoi figli più cari, i malati. E alla fine la benedizione tradizionale con il Santissimo. Bene, avete sentito, è ancora in corso per chi ci ascolta di giovedì, il pellegrinaggio dell'arcivescovo con 140 preti dei primi 10 anni di ordinazione sacerdotale, ma ve ne renderemo conto nella prossima puntata certamente. Rimaniamo in un contesto, diciamo così, internazionale, con un convegno che si svolgerà il 17 febbraio presso il 101, che è in via Monterosa 81, oltretutto rinnovato, veramente molto bello. Convegno a più voci dalle 15 alle 17:30, un'altra Cina, il cristianesimo nella terra di mezzo, sfide tra passato e futuro. Si parla certamente delle difficoltà e delle potenzialità dei cattolici in Cina oggi, con relatori di eccellenza come Gianni Crivellaire, cito lui perché è molto noto, che è missionario del PIME. Poi alle 18 l'inaugurazione della mostra Impressioni cinesi, ma naturalmente si affronteranno, non potrà che essere così, anche le questioni della situazione drammatica che in questo momento si sta vivendo in Cina con il coronavirus. E ancora un convegno sabato 22 febbraio dalle ore 9:30, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Piazza Sant'Eustorgio 3, Milano, questo l'ingresso, il tradizionale convegno Mondialità, che è organizzato e promosso dall'Ufficio Missionario, Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi e da Caritas Ambrosiana. Titolo: Occasioni di futuro, nuovi modelli economici e sociali per lo sviluppo umano integrale, l'urgenza di un cammino. Anche qui a confrontarsi esperti in economia e della cooperazione internazionale. Verranno anche proposte alcune testimonianze di sperimentazioni sul campo. Naturalmente il punto di partenza è l'enciclica fondamentale Laudato Si, che proprio parla di un umanesimo integrale proposto dal Papa. E in questi giorni, lo saprete, è proprio stata resa pubblica la esortazione apostolica post sinodale Querida Amazonia, si chiama così, cara Amazzonia, questo è il titolo che ha voluto dargli Papa Bergoglio dopo il sinodo panamazzonico, e anche di questo parleremo naturalmente perché è un documento particolarmente importante per ciò che propone di visione globale, non solo sulle questioni, le tematiche, preti sposati sì, preti sposati no, c'è veramente molto di più nell'esortazione.
Bene, adesso è tutto per la seconda parte del nostro programma, ma torniamo tra pochissimo con il Collegio San Carlo, la multimedialità, il passato che sposa il futuro e anche l'inferno di Dante. Quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare al Collegio San Carlo per un'inaugurazione importante, tante le persone che non hanno voluto mancare, spazi multimediali, un restauro che ha interessato molti centinaia di metri quadri, insomma scopriamo tutti insieme. Spazi belli, luminosi, all'avanguardia, ma con radici profonde, proprio nel vero senso della parola. Sono gli 800 metri quadri recuperati dalle cantine del Palazzo Seicentesco Busca Arconati, sede storica del Collegio San Carlo, laddove 150 anni fa, con i primi 7 ragazzi, il San Carlo iniziava la sua avventura educativa e didattica, oggi si apre all'inaugurazione molti presenti DAMA, Digital Arts Music Agora. Agora, come piazza, aperta naturalmente agli allievi, ma che vuole offrirsi anche alla città, come dice il rettore Don Alberto Torriani. Se far scuola nel terzo millennio per noi vuol dire essere fedeli alla tradizione di 150 anni. Queste sono le fondamenta del primo palazzo dove 150 anni fa e con 7 studenti iniziano l'avventura del Collegio San Carlo. Oggi riconsegniamo questi spazi nuovi che adibiremo ad una didattica innovativa, robotica, pensiero computazionale e anche ad una didattica che premia e valorizza i talenti, spazi per la musica, spazi per la danza, spazi per le arti creative. E anche un viaggio virtuale con Dante all'inferno. Questo è vero, non è un viaggio all'inferno, nella fedele alla nostra tradizione di tenere insieme l'innovazione con la nostra storia, le nostre radici, i nostri docenti di italiani, i nostri docenti di musica hanno realizzato insieme a dei partner esterni questa esperienza di realtà virtuale per avvicinare Dante alle nuove generazioni e oggi la presenteremo qui al nostro pubblico. Perché la presenza del Comune di Milano a questa inaugurazione? Beh, intanto perché il Collegio San Carlo è una delle realtà educative più importanti che la nostra città storicamente vanta e quindi credo che nella attenzione che il Comune dà a tutto ciò che di educativo si muove in città non possa dimenticare ciò che accade qui e anzi lo accompagni e anche lo racconti per quelle che sono ovviamente nel reciproco rispetto delle diverse competenze le buone intuizioni che i nostri luoghi di educazione propongono complessivamente e poi perché l'attenzione all'innovazione della didattica ha bisogno di una contaminazione reciproca e quindi quelle che sono delle buone idee al servizio di una miglior didattica credo siano patrimonio di tutti. San Carlo è naturalmente un luogo di eccellenza per l'educazione, si può lanciare un messaggio positivo che anche altre scuole magari meno fortunate possono aprirsi a queste strutture, il Comune può aiutare. Assolutamente, credo ci sia un'attenzione rispetto al fatto che le innovazioni nella didattica, come dicevo prima, danno qualità all'offerta educativa e formativa. Oggi è presente anche l'ufficio scolastico, è presente il Comune, sono presenti tante delle realtà che appunto possono ragionare anche su come innovare ciascuno per le proprie responsabilità e competenze il modo di fare scuole, di fare educazione in città. Però penso che sia utile e non bisogna mai tarpare le ali all'eccellenza perché è importante che sia per tutti e di tutti e quindi sono contenta di essere qua oggi. I lavori iniziati nel 2018 si sono rivelati particolarmente ardui, anche per i vincoli della soprintendenza sul Palazzo Busca Arconati, ma la scommessa, per così dire, valeva sicuramente la pena, che poi, a vedere l'inaugurazione, si è trasformata in una grande gioia condivisa. Questa ristrutturazione è stata estremamente complessa per due sostanziali ragioni. La prima, che si è inserita in un complesso immobiliare che è ampiamente tutelato per la sua ubicazione. La seconda è che le cantine in origine erano veramente in una situazione di grande abbandono
I lavori sono stati molto importanti perché siamo scesi circa 2 metri sotto quello che era il piano della cantina, quindi abbiamo incontrato necessità di natura strutturale, necessità di isolamento da umidità in un'area di cantiere che ovviamente aveva secoli di storia, quindi con la dovuta attenzione a dove mettevamo le mani, le pale e talvolta le mani. Insomma, un momento importante anche per il ruolo educativo che vuole svolgere la Chiesa di Milano, come sottolinea Monsignor Paolo Martinelli, vescovo e vicario episcopale che ha benedetto la struttura. L'esperienza del San Carlo come collegio arcivescovile è molto importante proprio per sostenere questa esperienza educativa che si è fatta soprattutto di grandi alleanze sul territorio tra tutte le agenzie educative. E direi che più che mai oggi si vede questa emergenza educativa che continua, permane e chiede la corresponsabilità di tutti i soggetti che sono in gioco. E il Collegio Arcivescovile, in modo particolare, come dire, è il luogo in cui l'arcivescovo ci mette la faccia direttamente, no? E in questo senso è un punto di confronto formidabile, importantissimo per tutta la diocesi, ma anche direi per la presenza della Chiesa nel mondo dell'educazione anche a livello civile e sociale. Quindi credo che questo sia una responsabilità diretta della diocesi che è molto importante soprattutto per il nostro tempo. Direi che anche Papa Francesco, con questa idea di lanciare un patto educativo globale, ci sprona ad essere sempre più qualificati in questa nostra esperienza. E così arriva anche un'altra iniziativa molto importante e creativa realizzata dal Collegio San Carlo insieme a Beyond the Gate, un viaggio virtuale con il Sommo Poeta per entrare all'inferno. Vi assicuro, ho provato. Una cosa sembra proprio di stare laddove il Sommo Poeta aveva perso la diritta via entrando nella città dolente tra la perduta gente. Ma da una scuola a un'altra, martedì 18 febbraio alle 18.30 presso l'Istituto Beato Angelico, via San Gimignano 19 a Milano, nella chiesa interna della Trasfigurazione, celebrazione eucaristica per la festa del patrono degli artisti, fra Giovanni da Fiesole, il Beato Angelico, presieduta dall'Arcivescovo. Giunge questa messa in un momento, così come molti altri eventi che ci saranno, importante per questo istituto storico di Milano. Infatti il 20 febbraio 1950 ricorrerà il 70° della morte del fondatore, Monsignor Giuseppe Polvara, e ci si sta preparando, come ho detto appunto con molti eventi, al 2021, quando vi sarà il centenario della scuola. Oltretutto la Beato Angelico in questo momento è interessata da un profondo cammino di ripensamento e rinnovamento delle proprie strutture. Adesso è tutto per questa nostra puntata, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, però io voglio segnalarvi che la settimana prossima, giovedì 20 febbraio su Telenova, non andremo in onda nell'orario consueto, ma alle 18. Perché la religione, permettetemi di dirlo, sto scherzando, la vera religione che è il calcio incombe. E allora la Chiesa della città, per chi fosse ateo della religione o per chi crede profondamente in questa fede calcistica, alle 18. Poi le repliche naturalmente nei consueti orari. Grazie per averci seguito. Ciao.